tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo video haul, perché se ne ho già cominciato la saga, ma ne seguiranno altri, perché sono rimasta indietro con i video haul e quindi si è accumulata la roba che ho comprato in questi mesi, tant'è che ho dovuto dividere video haul per marchio, per, non lo so, modalità online o meno e cose del genere. Quindi comincio subito, questo è il video haul Sephora. Le mie fantastiche colleghe per il compleanno mi hanno regalato un buono, una gift card di Sephora, con la quale ho acquistato questi prodotti. Allora, il primo capitava a fagiolo perché avevo finito il detergente, quindi sono andata direttamente per acquistare un detergente. Era il periodo in cui da Sephora c'era lo stand Clinique, in cui facevano una prova trucco, un'analisi della pelle, non ho capito bene, gratuita, e poi ti davano dei campioncini. Fatto sta che c'erano gli esperti Clinique e ho parlato con una di questi, non so se era dottoressa, non lo so. Fatto sta che mi ha consigliato in base al tipo di pelle due prodotti. Allora, il primo è questo qui è il Clinique Liquid Facial Soap Mild. E praticamente è un sapone liquido, un detergente liquido delicato per il viso e per pelli da secche a miste. La mia è una pelle mista, è un detergente, come vedete, capite dalla quantità, che è stato acquistato un po' di tempo fa. Il mio compleanno è stato ad ottobre, quindi fate voi, e quindi posso mostrarvelo nell'haul e posso anche farvi una mezza review. Proprio perché è a metà il prodotto, lo utilizzo da metà barattolo e devo dire che è un ottimo detergente. È un detergente che mi lascia una bella sensazione di pulito quando lo uso, perché il detergente come prima cosa mi deve lasciare la sensazione di pulito e non di ho messo su qualcosa che non ha fatto niente, quindi per questo mi piace tanto. L'unica cosa che non mi piace tantissimo di questo detergente è che ha una consistenza strana, perché è un gel ma molto, non so se potete notare come si muove, è tipo lattiginoso, quindi anche a lavarlo via ci mettete un po', nel senso vi dà la sensazione che non riuscite a lavarlo via. Alla fine ovviamente lo lavate, però insomma dovete insistere un po' di più, quindi questo è l'unico punto interrogativo che ho su questo prodotto. Altrimenti è un buon detergente, un profumo neutro, se va negli occhi attenzione perché brucia, però giustamente i detergenti non sono fatti per andare negli occhi. Brucia perché io lo utilizzo col Clarisonic, che ogni volta che passo sulla fronte mi cola l'acqua col detergente e mi va inevitabilmente negli occhi, non mi abituerò mai. E niente, quindi assolutamente un buon detergente. Con l'occasione ho acquistato questo tonico, che è il Clinique Clarifying Lotion Clarifiam. Allora, questo dovrebbe essere, infatti questo detergente fa parte di uno step a tre fasi, sapete che Clinique ha gli step in tre fasi. Questo dovrebbe essere, sì, lo step 1 per pelli appunto da secche a miste. Questo qui è lo step 2 invece, sempre per pelli da secche a miste. Anche questo vedete che l'ho utilizzato e diciamo che non lo so, non ho un'idea, c'è una cosa di questo tonico che non mi piace assolutamente e forse lo metterò, andrò a finire nei bocciati, perché questa cosa comunque è una roba importante, ora ve la dirò, sto creando suspense. Comunque questo appunto è il Clarifying Lotion ed è una lozione che deve essere applicata sul viso, assolutamente non sul contorno occhi, sul viso e sul collo, e deve essere passata una volta sola. Attenzione a questa cosa perché c'è proprio scritto di passarla una volta sola e poi capirete perché. Dice che, scusate con la luce non vedo niente, questo è il sistema appunto, lo step 2, lozione esfoliante delicata che lascia la pelle liscia e luminosa senza inaridirla. Allora, infatti si chiama Clarifying Lotion, diciamo che questo dovrebbe essere un tonico che passandolo ogni sera fa una piccola esfoliazione e quindi permette il rinnovo delle cellule, bla bla bla. Il problema è che o aprite il tappo di questa lozione o aprite
Torno subito. Così rendo chiare le idee. O aprite questa lozione, o aprite questo. È la stessa cosa, l'odore è identico. Questo prodotto ha l'alcol al secondo posto. È una roba immettibile, veramente. Poso questo prima di fare un danno. Veramente, sia come odore e sia come sensazione, è forte. Io non so come facciano a dire da pelli secche a miste, perché io penso che una pelle secca con questo su, non lo so, si deteriori all'istante. È una roba fortissima a livello, sto parlando di odore e di sensazione, perché come effetto non vedo né un effetto negativo, non mi è successo assolutamente niente al viso, neanche un effetto positivo, sinceramente. Sì, la pelle rimane morbida, ma insomma, cose che possono fare tutti, questa esfoliazione, soprattutto io che ho delle imperfezioni, ci insisto su, non è che la vedo più di tanto. L'odore è veramente di alcol puro, e quando passate sul dischetto intorno alla zona del naso e per puro caso sapete come respirate, veramente rischiate di intossicarvi. Veramente sembra alcol allo stato puro. Ora è un prodotto che costa, per cui io lo finirò, mi metterò, non lo so, cercherò di passarlo il più velocemente possibile e non respirare, però è veramente troppo forte. Facesse anche un effetto stupendo, io non lo ricomprerei, perché è alcol puro questo prodotto, è veramente troppo fastidioso come applicazione a livello di odore e a livello di sensazione. Poi continuiamo, io ho preso questo set della Bumble & Bumble, che in realtà era molto carino perché stava rinchiuso in una pochettina che sto utilizzando per le spugnette per la scuola di trucco. E allora ho preso questo set formato da, e vi dico che questi due sono finiti e questo no ovviamente, però insomma, per rendervi conto quando risalgono questi acquisti. Allora iniziamo con questo, che è il Bumble & Bumble Air Dressers Invisible Oil, e questa è la linea, e questo è Sulfate Free Shampoo. Questo è lo shampoo normalissimo, senza solfati, è uno shampoo, un buono shampoo, uno shampoo che lava, un odore fantastico, paradisiaco, tutti e tre i prodotti hanno lo stesso odore, a me piace da impazzire, però è uno shampoo normalissimo, niente di straordinario. Ora ci vedete qualcosa dentro, perché sono stata a Madrid e ci ho messo questo detergente per l'aereo per portarlo, perché le confezioni sono da 60 ml, questa non si può riutilizzare, ma queste due sì, sono molto comode. Poi, dopo lo shampoo c'è il balsamo, sempre Air Dressers Invisible Oil Conditioner. Allora, questo dovrebbe contenere 6 oli che aiutano a rendere i capelli più morbidi, più setosi, togliere il crespo, come si dice, togliere i nodi, districarli e proteggerli. Anche questo un buon balsamo, districa, profumo paradisiaco anche qui, niente di strabiliante, niente che non possa fare un qualsiasi altro shampoo. Ora non so i costi delle taglie intere, però io tutti e tre il set l'ho pagato 30 euro, che per essere 3 mini taglie non è che siano pochi, quindi non so il prezzo a livello singolo, ma per le caratteristiche di shampoo e balsamo sono abbastanza normali. Il prodotto che invece mi è piaciuto di più di tutti del set è questo, che è sempre della stessa linea, Lit UV Protective Primer, è un termoprotettore praticamente, e mi piace veramente molto, perché non solo è un termoprotettore, quindi protegge dal calore del phon, del ferro, della piastra e di tutti gli strumenti che utilizzate, ma va anche a rendere morbidi e setosi i capelli. Veramente, quando lo utilizzo, poi fatta la piega, li sento molto più confortevoli, non so come dirvi. Sapete quella sensazione quando sentite proprio i capelli leggeri, morbidi, idratati? Veramente mi piace tanto, e posso dire che è lui, perché non sempre ho seguito, a parte che questi sono finiti e questo no, ma non sempre ho seguito shampoo balsamo, mai ho utilizzato solo lo shampoo, solo il balsamo o solo questo, e mi è capitato lo stesso, per cui penso che faccia una bella differenza. Ho acquistato, questi li avete visti nel video del trucco facile e veloce, il mi preparo con voi, questo qui ve lo lascio anche giù nell'info box. Ho comprato i due correttori Nabla, sono due, ve lo ripeto velocemente, ve l'ho detto in quel video, sono due perché ho acquistato il primo,
ho sbagliato colore perché tra le luci di Sephora, tra l'incapacità della commessa, perché diciamolo pure, tanto si sa, e mi dispiace, ma non generalizzo, ma lei era un'incapace, ho sbagliato il colore e è molto scuro quello che avevo preso per le occhiaie, risultava molto scuro, veramente sembrava un panda dopo l'applicazione. Quindi, siccome come coprenza e come risultato mi piaceva, ho voluto prendere l'altro colore per le occhiaie. Quindi, questi sono i Radiant Creamy Concealer. E io ho preso la colorazione Lights Honey per le occhiaie, ma suppongo che anche quella più chiara forse sarebbe stata ancora meglio, lo proverò, perché anche questo è esattamente del colore della mia pelle, nel senso che mi copre bene le occhiaie, però non va ad illuminare il contorno occhi, essendo Radiant Creamy Concealer, perché comunque proprio tono su tono, veramente copre le occhiaie, uniforma alla perfezione perché la coprenza di questi prodotti è ottima. Però ecco, a livello di illuminante non mi soddisfa molto, ma vi ripeto, credo sia un problema del colore. Quindi questo per le occhiaie e questo qui che è un po' più scuro lo utilizzo per le imperfezioni, tanto io ho sempre due correttori, uno per le occhiaie e uno per le imperfezioni ed è il Medium 2 Ginger. Ora, se la vostra domanda, come è stata la mia, è ma se sono correttori illuminanti, visto che si chiamano Radiant, lo posso usare sulle imperfezioni? Assolutamente sì. È un effetto luminoso veramente quasi impercettibile. È più che un effetto luminoso, è un effetto radioso, come dice il nome. Quindi tutti abbiamo una naturale luminosità della pelle, che poi può essere in alcuni giorni più spenta, però insomma, una bella pelle senza imperfezioni è naturalmente radiosa. E questo è l'effetto, quindi non è un illuminante a livello di glitter, shimmer, no. Quindi lo utilizzo per le imperfezioni, sono ottimi correttori, cremosissimi, ma veramente molto cremosi, si stendono bene, si applicano bene, durano tutto il giorno, non va nelle pieghette quello sulle occhiaie, resiste quello sulle imperfezioni e la coprenza è ottima, veramente ottima. Sono due prodotti NARS. Hanno il loro costo, 27 euro a correttore, questo è il loro costo. Sempre per il problema relativo agli occhiaie, tono su tono al correttore, colore, tono su tono con la mia pelle, quindi mancanza di illuminante in questa zona che a me piace tantissimo. Finalmente, dopo anni e anni in cui vado in profumeria, lo provo sulla mano e dico: sì, mi aspetto sempre molto come se dovesse cambiare da una volta all'altra, ma poi non lo fa e ho sempre rimandato. Ho acquistato finalmente il Touche Éclat, prima o poi dovevo acquistarlo, di Saint Laurent nella colorazione 2.5. Vi ripeto, io ogni volta andavo in profumeria, lo provavo, mi aspettavo chissà che cosa, non lo so, vedevo che era un normalissimo illuminante, nel senso correttore illuminante, dove corretto, la parte correttiva è al 10% e il 90% illuminante, nel senso che questo su un'occhiaia presente, non molto presente, presente, veramente chi ha occhiaie impercettibili può usarlo come correttore. A livello di coprenza non è il massimo, la caratteristica principale è l'illuminante. E alla fine, proprio spinta da questo fatto che avevo il contorno occhi, diciamo, perfettamente uniformato alla pelle, mentre a me piace tenerlo più luminoso, l'ho acquistato. E sinceramente mi sta piacendo molto questo utilizzo, quindi io lo metto dopo il correttore, a volte anche metto il correttore, il fondotinta e poi vado solo nell'angolo interno e nella prima parte con questo che è più chiaro appunto e va ad illuminare. E mi piace tantissimo, poi è un ottimo accessorio da beauty, da borsetta, è molto carino. Poi, rimanendo in tema correttori, ho acquistato questa palettina di Collistar che è la CC Perfezione Correttori Universali ed è praticamente la palettina che era uscita forse l'anno scorso con i quattro colori, quindi il giallo, il verde, il pesca e lilla, non lo vedevo, è lilla. Questo non è giallo, è più tipo sul naturale perché è l'illuminante. Eccoli qui. Questa devo dire che l'ho acquistato per il mio kit perché in realtà stavo attendendo da tanto tempo e ancora non arrivava. Mi hanno detto che ci vuole gennaio 2015 la palettina dei correttori colorati di Make Up For Ever. E quindi nel frattempo ho provato questa in profumeria e mi è sembrato un buon sostituto. Ancora non l'ho utilizzata, vi farò sapere se vi interessa. Poi
Comunque, insomma, questa è la palettina, molto carina, con lì starai i suoi pacchetti veramente molto carini. E ultimamente credo che anche la qualità dei suoi prodotti sia fortemente aumentata. Più che la qualità, la performance. Allora, un penultimo acquisto da Sephora è stato questo, ancora richiuso nella scatoletta, ma in realtà l'ho già utilizzato su una cliente, però non... l'ho rimesso nella scatoletta. Questo è l'HD, come si chiama? High Definition Primer, è il numero 1, mi sa 00, quello universale. Sapete che Makeup Forever ha quelli colorati, verde, lilla e quant'altro. Questo qui è quello universale, bianco. È un primer che ho comprato soprattutto per il kit, ma lo proverò e lo testerò anche su di me. Sono primer siliconici e io ho parlato anche con la commessa non molto simpatica di Makeup Forever. Gli ho detto: avevo sentito che questo primer era a base d'acqua, che differenza c'è con quelli siliconici? Lei è rimasta sbalordita, ha detto: sono primer, ci sono i siliconi. E non, quando ho detto base d'acqua, mi ha anche guardato per dire: ma che cavolo sta dicendo questa? Non lo so, io l'avevo sentito, non mi ricordo da chi gliel'ho chiesto. Comunque, primer high definition, questi qui sono famosissimi di Makeup Forever. Tra l'altro io ho anche il fondotinta e la cipria, quindi a livello, che ne so, di trucco sposa, e preferisco puntare sull'HD, perché sono occasioni in cui le foto la fanno da padrona, né o na padrona. Vabbè, e l'ultimo acquisto è stato questo. Allora, io corteggiavo il profumo di Narciso Rodriguez da molto molto tempo. E ogni volta li provavo e mi decidevo che il mio preferito era quello nero, Forêt nero. Sapete che c'è il rosa e tipo bianco. Ora è uscita una nuova profumazione, ma è in un contenitore diverso, in un packaging diverso da quelli classici. E puntualmente potevo scrivermelo, portarmi il tester a casa. Puntualmente io, quando ritornavo in profumeria, dimenticavo di nuovo se era il rosa o il nero, perché il bianco non l'ho mai calcolato più di tanto. Alla fine, dopo un'ora, talmente tanto che le commesse hanno dovuto prendere 2 o 3 volte il caffè per farmelo odorare, per neutralizzare il tutto, perché non ci stavo capendo più niente tra i due profumi. E niente, sono arrivata alla conclusione che il mio preferito è questo nero. Quindi ho preso questa confezione che avete visto, e all'interno c'è il profumo Forêt nero. Stupenda la confezione e stupendo il profumo. Io non sono assolutamente brava a descrivere profumi. Amo questo profumo per una sola cosa: sa di pulito. È veramente un profumo che è abbastanza forte, nel senso che è deciso, si fa sentire, ma ha quella delicatezza, non lo so, quasi di sapone dietro. È veramente ottimo. Poi all'interno della confezione, che adesso è sotto il tavolo, all'interno della confezione c'era anche il Narciso Forêt sempre body lotion, quindi la crema per il corpo in taglia da 50 ml. Questa ancora non l'ho provata, vi farò sapere. E poi nella stessa confezione c'è questa pochettina carinissima, con il davanti tutto glitterato, il dietro tipo seta, ed è anche abbastanza capiente. Questo è l'interno, vedete che è abbastanza capiente, e penso che qui c'è il loghino, Narciso Rodriguez Forêt, e no, Parfums. E niente, è carinissima, soprattutto come makeup bag da borsetta, è veramente carina. E poi la confezione era, si inventerebbero di tutto pur di vendere le commesse, la confezione era praticamente, c'era avvolto questo nastro che vedete paiettato, vedete che illumina. Praticamente la commessa ha detto: c'è il profumo, c'è la body lotion, c'è la pochette e c'è questo che può diventare un elastico per capelli. Non credo perché manca il fattore elastico, nel senso che non so come possa reggere, visto che arriva qui e poi, cioè, vedete, pende, nel senso non è elastico per niente, quindi non lo so. Comunque è carino, a qualcosa potrebbe servire. Io lo lascio per qualche do it yourself che mi viene in mente su qualcosa.
E niente, questo era tutto il mio shopping da Sephora, fatto in questi ultimi 4-5 mesi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete qualcuno di questi prodotti, come vi ci trovate, se vi piace Sephora, a chi non piace Sephora. Ogni volta che entro lì veramente è un luogo di perdizione, non riesco veramente a farci le ore dentro. E niente, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Stay tuned e sapete che in questi periodi, diciamo, sono solita a ringraziarvi con giveaway e quant'altro. E niente, vi mando un grosso bacio. Ciao!